soldati! Lo sollevo. Uscite in fretta. Se potete camminare, aiutate i feriti, ok? Sì. Via, via, forza! Willy, sto arrivando. Heidemir, qui Yuri. Come va, capitano? Potrebbe andare meglio. Gli elicotteri sono danneggiati, è appena atterrato l'ultimo. Se Fisk chiama un elicottero, non possiamo impedirgli di atterrare. E nessuno che lo possa inseguire. Perché ho il sospetto che avesse calcolato tutto? Perché probabilmente è così. Diamine. Yuri, fai salire i medici, ora! Ci proviamo. Oh oh. Attenti! Sembrano proprio ragnatele vere! Finito di fare casino. Altri missili! Mi sembra un filo eccessivo, no? Ora ne ho abbastanza! Cos'è? La giornata nazionale dei missili! Scrivi le tue memorie? Non dimenticare il trattino tra Spider e Man. Preparate l'elicottero. Arrivo subito. Sono sorpreso di incontrarti. Ma il tuo teatrino finisce qui. Sai che riesco ancora a vederti, vero? 8 anni della tua insolenza. Oh, per me? Non dovevate! Devo aspettare l'occasione. Sta ricaricando. Ok, ora! Com'è possibile? Che c'è, Willy? Sembri arrabbiato! Io ti distruggerò! Fa del tuo peggio! È il momento giusto! Col fuoco, ragazzino! Stavolta. Dopo tutti questi anni non hai ancora capito. La tua morte sarà inutile come la tua vita! Fa del tuo peggio! Era il momento giusto!
testa! Facciamola finita! Non ho altra scelta! Dopo tutti questi anni non hai ancora capito! Era il momento giusto. Che sgradevole seccatura! Porta pazienza, ho quasi finito. Non ho nemmeno iniziato! Tu incarni tutto il male di questa città! Stavo per dire lo stesso di te. Sapete cosa fare! Addosso! Ragazzi, all'attacco! Dai con noi, mamma! Rischia lo stesso! Pensi di farmi paura! Attenzione! Siete troppo veloci! Non accetto scuse! Cosa vi pago a fare? No! So difendermi da solo! Carica! Imbecilli! Me la sei cercata! Dove sono i rinforzi? Non lo so! Baciarci? Magari dopo, Finalmente vai a Riker, eh? Mi sa che lì dentro hai anche più nemici di me.
Non illuderti che sia più di una breve parentesi. Ops, devo andare. Ehi, buona fortuna, Willy. Ho l'impressione che ti servirà. Idiota! Sono io ad assicurare l'ordine in città! Un mese! Tra un mese tutti rimpiangeranno la mia assenza! Kingpin sta andando in prigione. È la fine di un'era. Dovrei festeggiare. Con una vacanza, magari. Dove sei? La commissione sarà qui a momenti. Dobbiamo collaudare i macchinari. Sto arrivando. Sono pochi isolati. Ah, mi toccherà fare da solo. No, no, è pericoloso. Ammiro l'entusiasmo del dottore, ma a volte rischia di metterlo nei guai. Devo essere lì prima che si faccia male. Scusa il ritardo, io... Wow. Hai iniziato senza di me. La direttrice della commissione sarà qui a momenti. Tranquillo, Parker. È una mia invenzione, direi che posso gestirla. Il dissipatore. Accidenti! Non dovremmo fermarlo? Non ancora. Resista! Dottor Octavius, tutto bene? Un altro imprevisto. Ma ci siamo. Siete feriti? No, ma è tutta colpa mia. Ecco, i livelli di energia hanno superato le previsioni. Per certi aspetti è sicuramente uno sviluppo molto promettente. A giudicare dall'odore non si direbbe affatto. Glielo assicuro, la prossima Cerchiamo fase... Cerchiamo di non correre troppo. Possiamo discuterne da qualche altra parte. Prenditi la giornata libera, Peter. Ma... Ne parliamo dopo. Che disastro. Perché non è intervenuto il dissipatore? Doc mi ha lasciato la giornata libera, ma devo capire cos'è andato storto. Amico mio.
Vediamo qual è il tuo problema. Ora che non fumi più, che scusa usi con i colleghi per salire qui? Che sono stanca di vedere degli idioti. Ti capisco. Allora, perché hai chiamato? Per invitarmi al ballo della polizia? Hai un costume bianco e nero? Niente ballo quest'anno. Abbiamo speso tutto per la sorveglianza Oscorp. Ne è valsa la pena, no? Sì, certo. Fino a un'ora fa. L'intera rete è collassata. Ogni quartiere, ogni torre. Cosa? Dicono che qualcuno abbia sabotato il server centrale. Le torri sono offline. Una talpa? Forse. Indagherò più tardi. Per ora l'importante è riattivare le torri. Subito. E hai chiamato me? Oh, che dolce. Ho chiamato una persona di fiducia. E i segnali sono disturbati. Non sappiamo come fare. Adoro le sfide. Chi rompe paga. Pensavo ti fidassi di me. Vediamo un po' questa torre. Permesso, sono in ritardo! Fate largo! Niente male, Spidey! Buongiorno, New York! Nuovo costume, stesso eroe! Spider-Man, ho scoperto come gli uomini di Fisk tengono in piedi i suoi affari. Usano i cantieri. Non li hanno chiusi dopo l'arresto? No, è un'attività legale. Coinvolge più investitori. Non possiamo intervenire senza un motivo. Ma ora ce l'hai, giusto? Per questo speravo potessi controllare i cantieri e avvertirmi se noti qualcosa di sospetto. Contaci, sarò il tuo Spider-Man ficcanaso di quartiere. Yuri, mi trovo in un cantiere di Fisk ed è pieno di tizi che sembrano tutto tranne che muratori. Cosa stanno facendo? Beh, intendo scoprirlo. Messaggio da Doc. Guarda, ha allegato un'idea per un gadget di Spidey. Però non smette mai di inventare. Wow, direi che può funzionare. Vedi. Sto perdendo la pazienza. Dov'è quel dossier? C'è altra gente qui. L'avranno preso. Quelle maschere. Chi sono questi tizi? Qui ci siamo solo noi. Dobbiamo trovare il dossier. Altrimenti ti uccido. Brutta storia. Se mi scoprono la uccideranno. Devo agire in silenzio. Yuri, non era un falso allarme. Abbiamo degli uomini armati a volto. Beh,
Jin Dadian, you okay? Bene. Ehi, quella cos'è? Sono sicuro appartenga... Fermo! Amico, se avessi una moneta per ogni fermo... Ehi, Pete. MJ, che cosa ci fai qui? Quello che fai tu. Lavoro. O almeno... ci provavo. Oh, questa deve essere tua. Sì, grazie. Robbie ti ha chiesto di coprire una rapina per il Bugle. Beh... in realtà Robin non sa che sono qui. E fino a poco fa non c'era nessuna rapina. Ti spiego. Posso aiutarla? Salve, Mary Jane Watson, scriverò un pezzo sull'asta di Fisk. Salve, Craig l'aveva annunciata per domani. Mi piace bruciare le tappe. Beh, a me no, temo dovrà tornare domani. Certo, d'accordo, mi scusi. Ehi, Craig! No, mi spiace, è che... a quanto pare dovremmo scegliere qualcos'altro per la copertina. Non lo so... magari il pezzo sull'espressionismo? A ripensarci, possiamo anticipare a oggi. È sicura? È qui, cogliamo l'occasione. Grazie. Craig, non importa. Tutto ok. Cominciamo. Si guardi intorno, familiarizzi con le opere. Quando vuole, mi trova accanto alla statua del Baku. D'accordo. Nel loro primo scontro, Fisk ha usato questa per affettare Peter. Quella volta Pete è fuggito. È crollato mezzo morto nel mio giardino e ho dovuto rubare la macchina di papà per portarlo in ospedale. Il primo dei troppi momenti MJ infermiera. Scommetto che Fisk si vedeva così. Un grand'uomo votato a compiere imprese straordinarie. Nulla di più sbagliato. Di Peter, ma la faccenda degli eroi mascherati non mi è mai andata giù. Sembra quasi che un vero eroe debba sparire dietro alle sue azioni senza assumersi meriti o responsabilità. Se l'eroe fossi io, sarei orgoglioso. Simcaria. Ne hanno parlato al TG. A volte ho l'impressione che la storia del mondo sia scritta da uomini che giocano a travestirsi e poi finiscono per litigare. Non sopporto questa immagine. C'è troppa tensione tra le due figure. Kyoto, che meraviglia. Una parte di me vorrebbe mollare tutto e viaggiare per il mondo.
ma la mia vita e il mio lavoro sono qui. Chi era per Fisk questa Vanessa? Mi avvisi quando è pronta. Certamente. Svelò al mondo oscuri crimini. Giornalismo investigativo vecchia scuola. Mi piace. Iniziamo dal pezzo forte. Un Kakiemonbaku unico nel suo genere. Magnifico. È un Mifune? Esatto. Il signor Fisk ha un gran gusto. I suoi lettori vorranno vederlo. Scatti pure una foto. Conosceva bene Fisk prima del suo arresto? Solo in termini professionali. Ho gestito molte vendite per lui. Andiamo avanti, prego. Allora, la colorazione a chiazze di quest'opera si richiama alla tradizionale tecnica Tarashikomi. I due Nio lasciano senza fiato. Non mi sorprende che Fisk amasse questo posto. È nel suo stile. Lui amava il dualismo. La distruzione grida, ma la creazione opera in silenzio. Si sono mai verificate anomalie nelle vendite che ha gestito per lui? No. No, certo che no. Non che io sappia. Guardi gli intarsi d'oro su questo servizio da tè cerimoniale. Ho un amico in procura e lui pensa che Fisk si occupasse d'arte per riciclare merci rubate. Io non sono al corrente delle sue operazioni. Oh, no, certo. Mi stavo solo chiedendo, ora che è in prigione, se non avesse mai notato nulla di strano. Senta, si sta facendo tardi e ho altri impegni. Forse è ora di scattare la foto di copertina. Quando ha saputo di lei, il mio amico della procura ha detto che il suo nome gli suonava familiare. Pensi alla foto, per favore. Si metta lì. È proprio sicura di non voler dire niente riguardo le attività di Fisk? Neanche in via ufficiosa? Non credo che i vostri lettori siano interessati a... Cavoli. Aspetti qui. Oh, un attimo. Ma... E non dovrebbe essere fatto. Craig, ti richiamo dopo. Mia cara... Credo sia ora di salutarci. Sì, potrei usare un attimo il bagno? Certo, mi segua. Grazie. Questa è... una galleria splendida. Senza dubbio, ma non speri di rivederla in futuro. Il bagno è dietro l'angolo. Faccia presto. Certo. Torno subito. Ciao, Craig. Speravo di sentirti. Perché la giornalista che hai mandato non vuole affatto scrivere un articolo promozionale. No, è ancora qui. Devo entrare nella stanza privata. Se ho ragione su quella statua, ne uscirà una storia sensazionale. Come ha rimandato l'appuntamento? Piano. Se non è la tua giornalista, allora chi è?
Chi c'è nella mia casa d'aste? Oddio. No, tu non sistemi un bel niente. Aspetta, cos'è? Pete me ne aveva parlato. Fisco lo usava per nascondere le prove. Perché la polizia non l'ha preso? So che questa statua si apre. Ma come si fa? Forse ci sono altri indizi qui intorno. Dietro di loro c'è il Neo. Ma sembra diverso. La statua si muove. La classica posizione del potere latente. Bocca chiusa, braccio sinistro giù, palmo destro rivolto in avanti. Forse questi pezzi si muovono. Il catalogo indicava due posizioni. Bocca chiusa, braccio sinistro giù, palmo destro rivolto in avanti. Mi sembra di averle già viste. Così non va. Potrebbe, ma non è quella giusta. Norman Osborn. E questo cosa? Respiro del diavolo. Cosa sarebbe? Ma che? Signore, mi scusi. Non può! Ci mancava. Dov'è la statua? È là dentro. Stavo scappando verso l'uscita quando ti ho visto. Sei fortunata a essere viva. Guarda che ti ho salvato la pelle poco fa. Comunque, non so chi siano gli uomini mascherati, ma vogliono questo. E io non posso andarmene finché controllano le uscite.
D'accordo. Ok, tu nasconditi là e aspetta di avere via libera, penso io ai cattivi. È un buon piano. È bello vederti. Anche per me. Anche se non era l'incontro che avevo in mente. Strano. Io invece lo immaginavo così. Ma forse ha cambiato profumo. Eccoci. Fermi! No. Via! Prendere ostaggi è da vigliacchi, ragazzi. Ehi, perché le vostre mani brillano in quel modo? Siete fantasmi? Non ho mai combattuto un fantasma. Cioè, ho affrontato vari spettri prima d'ora, ma tecnicamente gli spettri non sono fantasmi. Tutti i fantasmi sono spettri, ma non tutti gli spettri sono fantasmi, chiaro, no? Ah, più che un fenomeno soprannaturale, questa sembra energia. Ok, lascio affrontare un fantasma nella lista delle cose da fare. Esercizi cardio? Fatti. Sembra antica. Conosco qualcuno che può aiutarmi a scoprire da dove arriva. Ci penserò dopo. Ho parlato con Craig. Non sei una sua giornalista. E non scrivi nemmeno per l'Heritage. Mai detto di esserlo. Piacere, Mary Jane Watson, Daily Bugle. Tu non scriverai neanche una parola di quanto hai visto qui oggi. Sto registrando. Cosa sa del dossier rubato da quegli uomini mascherati? Cosa? Io non... E cosa mi dice di tutta la refurtiva di Fisk battuta da questa casa d'aste? Il suo direttore risponderà al nostro avvocato. Da Mick. Come se questi mesi non fossero esistiti. Da quando Mick è un ristorante italiano? Non lo so, ma vado matto per queste patatine. Hai ragione, le migliori in assoluto. Allora, come va al Bugle? Visto il messaggio che mi ha inviato, pare che Robby se la sia presa parecchio riguardo la mia ultima buffonata. Sembra che dovrò rivolgermi all'ufficio legale, di nuovo. Nah, appena leggerà l'articolo vedrai, sarà entusiasta. Invece, i tizi mascherati, che ne pensi? Beh, che siamo a New York. E tu? Sento che dietro c'è qualcosa di più grosso. Ma non parliamo solo di lavoro. A te come va? Hai avuto quella promozione? No, ma siamo praticamente a un passo da un traguardo epocale.
Sai che la Oscorp ti assumerebbe al volo, vero? Una telefonata a Harry. Certo, ma Octavius aiuterà milioni di persone. Voglio dire, è la scelta giusta, è quello che devo fare. Sembra quasi che sia più importante del tuo altro lavoro. Non ti avevo mai sentito parlare così. Si cambia molto in 6 mesi. Perché mi hai chiesto di uscire? Beh, solo per una cena tra amici. Amici? È questo che siamo? Perché no, potremmo esserlo, se è quello che vuoi. Abbiamo un sacco di trascorsi. Sì, è vero, ma forse è così negativo. Insomma, un sacco può contenere cose utili. Che ne so, dei soldi, le chiavi, regali di Natale. Ricordi perché ci siamo lasciati? Domanda trabocchetto, vero? Salvato dalla sirena. Ci sentiamo dopo. Va. È bello vedervi di nuovo insieme. Siete sempre stati i miei preferiti. Ciao, Herman. Sul serio? Arrenditi, non mi prenderai mai. Questa l'ho già sentita. Non voglio ferirti, non faresti che rallentarmi. Beh, gentile da parte tua. A che ti servono i soldi? Che te ne importa? In effetti niente. Volevo solo fare conversazione. Basta chiacchiere! Ma immagina che meraviglia se riuscissimo a stabilire un legame emotivo! Aspetta, dimenticavo! Tu non provi emozioni! Avanti, Herman! Questo gioco del silenzio non è divertente! Herman! Che c'è? Rispondi solo se ti chiamo Shocker! Signor Shocker? Muoviamoci! Parliamo. Ho detto, non voglio parlare. L'ho notato. Herman, seriamente, perché sei tornato a rubare? La polizia ti sta addosso. Sappiamo tutti che sei un po' stupido, ma non pensavo che fossi così stupido. Devi essere disperato. Questo significa che non stai rubando per te stesso, ma che lavori con qualcuno. O per qualcuno. Puoi dirmelo subito o aspettare che ti faccia sputare il nome a pugni? Scegli tu! Ho detto abbastanza. Via, via, via! Personalità di un cavo di rame. Ma il tuo costume è spettacolare. Mi daresti i dettagli tecnici? Forse dopo.
Ottimo lavoro, Spider-Man. Hai scoperto il suo movente? Ci ho provato, ma non è un tipo loquace. In più, credo mi detesti. Non è l'unico, in effetti. Ma tu mi ami, vero Yuri? Ti tollero. Wow, è la cosa più carina che tu mi abbia mai detto. Ho qualche attimo libero. Forse è il momento giusto per indagare sulla maschera. Oh, MJ. Ciao, MJ. È ancora sveglia? Stavo guardando le ultime notizie. Stanotte hai fatto baldoria con Shocker, vedo. Sì, era stranamente combattivo. Comunque, grazie ancora per la cena. Come posso sdebitarmi? Un modo c'è. Hai ancora la maschera della galleria? Certo. In effetti stavo andando al Fist Center per chiedere un parere a Martin Lee. Martin Lee? Perché? È laureato in storia dell'arte. Magari può dirmi qualcosa sulle origini della maschera. Ok, tienimi aggiornata. Ho l'impressione che ci sia qualcosa di grosso sotto. E voglio essere io a raccontare questa storia. D'accordo. Quindi posso chiamarti... sempre? Certo, sempre e comunque. Oh, quindi ci parliamo di nuovo. Peter, serve aiuto? Scusi il disturbo, signor Lee. Una mia amica, Mary Jane, fa la giornalista. Sta scrivendo un articolo su degli oggetti d'arte e ha trovato questa maschera. Vorrebbe avere il parere di un esperto, e siccome so della sua laurea... Questa probabilmente è la prima volta che mi serve a qualcosa. Fammi vedere. Interessante. Dove l'hai trovata? Non so di preciso. Perché? Sa cos'è? La copia di un'antica maschera teatrale cinese. Non ne vedevo da anni. Questo simbolo si può tradurre con demone. Demone? Mio padre mi leggeva storie di fantasmi con questa maschera da bambino. Mi spaventava tanto. Peter, ascolta. Questa maschera... può essere collegata a gente pericolosa. Mary Jane dovrebbe lasciar perdere. Pensa che sia in pericolo? Ah, non lo so. Ma perché rischiare? Il simbolo nella maschera significa demone. Lee era terrorizzato. Non l'avevo mai visto così. Ti consiglia di lasciar perdere. Neanche per sogno. Tu credi che Martin ci nasconda qualcosa? No, ma sembrava come turbato da strani ricordi. A quanto ne so, ha avuto un'infanzia traumatica. Beh, può darsi. Demoni, eh? È un nome accattivante. Ok, mi metto a scrivere. A dopo. Beh, direi che non potevo sperare di meglio. Non mi sentivo sicura nell'altro rifugio. Peter, tutto bene? Oggi sarà una splendida giornata.